Allora, quando parliamo di eccellenze del territorio, comunque di calzature, non possiamo non parlare di Giallozza. Allora, Gianluca, la presenza al MICAM ormai è un punto di riferimento, come a parte credo che arrivino da tutto il mondo per le calzature. Quali sono le caratteristiche di questa collezione e come sta andando, insomma? Oltre a, diciamo, il nostro pezzo forte che è il mocassino cucito a mano, quello che ci rende famosi da anni e anni, iniziato dai nostri genitori. Quest'anno abbiamo fatto una nuova collezione di sneakers colorate perché è la scarpa del momento. Abbiamo fatto questa capsule di sneakers e poi praticamente l'epilato lebrato, il mondone, che anche queste sono molto, molto richieste attualmente. Senti, quindi questa sarà un po' quella che è la tendenza per l'inverno del Questa prossimo diciamo anno. che è una tendenza non solo invernale ma quattro stagioni, diciamo. Ormai anche perché noi per il discorso del Made in Italy dobbiamo puntare sul servizio e sulla velocità. Quindi qui siamo in grado anche di fare consegne veloci anche per diciamo in 4-5 settimane. Dopo logicamente c'è tutto il discorso dell'invernale programmato, anche se ormai in fiera non è che si lavora solo sul programmato, ma si lavora su una continuità che il cliente vuole vedere in continuazione, prototipi, novità, anche perché i clienti hanno ormai paura di fare ordini a 6 mesi come succedeva prima, ma fanno magari un ordine piccolo e poi devi essere anche veloce e pronto per l'assortimento. Questa prontezza trapolare solo il Made in Italy, che Certo. altrimenti se si fa E qui diciamo dobbiamo. che siete portabandiera voi del Made in Italy. Sì, anche perché diciamo noi aziende piccole per restare a galla dobbiamo puntare sul servizio. Che altrimenti non ci sarebbero più motivi oltre la qualità, che quella è ovvia che dobbiamo sempre dare un'altissima qualità, dobbiamo anche dare un servizio al cliente, riassortimenti, piccoli ordini, test, varianti, cambiamenti di forme, di strutture. Questo diciamo è quello che ci permette di sopravvivere. Senti, ma diamo un consiglio tra tutte questa offerta, insomma, meravigliosa. Qual è il pezzo che il prossimo inverno non può mancare tra le calzature, diciamo, donna e uomo? La scarpa che non può mancare il prossimo inverno. Sicuramente il bikers da donna Questo da è donna. Per un punto forte, il bikers da donna. quanto riguarda l'uomo. Quando riguarda l'uomo, sull'invernale praticamente abbiamo diciamo, la scarpa classica ma comoda, suola leggerissima e in gomma, una scarpa che si può mettere sia con l'abito che con il jeans. Diciamo, questo è quello che proponiamo. Perfetto, quindi prendiamo appunti, insomma, per la prossima Dopo stagione. logicamente il mocassino è il nostro primo amore, Beh. il primo amore non si scorda mai, quindi il mocassino è sempre, da sempre la nostra continuità, diciamo. Perfetto, grazie, buon lavoro e in bocca al lupo per questa Credimi, stupenda grazie. collezione.